Oh, ma com'è che siamo in quattro? Popolo delle stelle, siamo in quattro stasera. Buongiorno, anzi, buonasera. Buonasera. Abbiamo con noi il nostro moderatore, esperto astrofilo, esperto astrofotografo, eccetera, Marco Prelini. Che, perché? Perché visto che c'è un buco nella nebbia e lui aveva un telescopio a portata, abbiamo deciso di approfittarne. E quindi ciancio alle bande. La sparo subito a schermo. Cosa stiamo osservando? C'è proprio a brucio, nessun conveniente. Siamo, così, pronti via, papapam. Così, è la nebbia, è la nebbia. Rosetta, la nebulosa di Rosetta. È una nebulosa vicino alla costellazione di Orione. In questo momento la stiamo vedendo, tra l'altro, con un filtro idrogeno, per cui quello che si vede in questo momento è solo idrogeno. Solo idrogeno, quindi l'emissione da parte di questo gas, che è il più comune dell'universo, che all'interno della nebulosa Rosetta sta formando stelle, quindi l'alta temperatura, l'ionizzazione a cui viene sottoposto, lo fa brillare, un po' come la lampadina al neon, no? Esatto. Ma come si vede meglio adesso, effettivamente? È un po' mossa, che adesso... hai fatto? No, c'è le stelle a zeta. Quello lì è il purtroppo è lo stack fatto in tempo reale. Non è precisissimo. E poi c'è del molto rumoroso in questo momento perché sto usando un valore, adesso questo tecnico gain della macchina che è altissimo per questa fotocamera, però mi permette di fare uno stack in tempo reale e vedere qualcosina di più di quello che si vedrebbe nei singoli frame sostanzialmente normalmente. Ho detto 35 cose tecniche che non ho capito solo io praticamente, però sostanzialmente almeno si vede qualcosa, ecco. No, quello che è interessante è che queste parti qua che sto indicando con il puntatore al mouse sono tutti praticamente globuli di Bok, sono zone di globuli di Bok, quindi zone poi di prossima formazione stellare. Sto cercando invece invece quello che si vede qui è un ammasso aperto, è un ammasso stellare aperto. Che sono quelle stelle che, esatto, a differenza del nostro globulare, sono estremamente concentrate in una massa aperta, sono come suggerisce il nome. Zona qua. Sì, la nebulosa è bucata praticamente, come a osservarla è proprio una ciambella. Si intuisce, sì, esatto. Al centro di questa ciambella c'è appunto la massa aperta associato alla nebulosa. Quelle sono stelle già formate, il resto della nebulosa sta formando a manetta nuove stelle, appunto globuli di Bok, ce n'è quanti ne volete, anche oggetti a cacca, oggetti di erbicaro. E giusto per dirvi come far vedere come appare la nebulosa Rosetta quando si usa un telescopio un pelo più potente di quello che abbiamo a disposizione da Terra, semplicemente andiamo con Hubble e questo è il risultato. Quindi Rosetta è davvero più belli da beccare. Sì, questa è stata fatta con immagini Hubble. Poi so che ci sono astrofili in grado di fare meraviglie e miracoli anche dal cielo di Monza. Guarda, te ne faccio vedere una, adesso vediamo se riesco a mandarla sullo schermo. Vediamo. Appunto, vediamo se riesco a mandarla perché ce l'ho. Ce l'avevo qua, porca miseria. Poi usando quella che viene chiamata la paletta di Hubble, la tavolozza di Hubble, quindi usando dei colori diversi ad associare i vari canali osservati, si ottiene qualcosa invece di questo tipo qua. Quello che avete visto prima era principalmente idrogeno nell'H alfa, questo invece è quello che si ottiene utilizzando tre filtri diversi a cui vengono assegnati i colori rosso, verde, blu, quindi una sintetizzazione di colori. Chissà come la vedremo con James Webb, visto che ho visto già delle domande in merito. Mentre magari Marco cerca l'immagine che deve mettere... Ce l'hai, ecco, mettiamo quella di Marco e nel frattempo io cerco com'è la Rosetta nell'infrarosso, ecco. Così ho un'idea di come apparirà grazie a Hubble. Ok, quindi metto Marco, eccola qua. Bellina. Questa è mia. Questa non è Hubble. Male.
Non male. Questa è mia. Non male. La stiamo vedendo esattamente nella sequenzatura di prima. Prima era ovviamente in live, questa no. Però è la stessa identica quadratura perché è fatta con lo stesso telescopio, quindi non è stato ruotato nel frattempo. Quello che si vede essenzialmente, un attimo che sposto lo schermo se non riesco a vedere quello che sto facendo vedere, quello che si vede sono ancora i famosi globuli di Bok di cui parlavo prima, che sono qua, qua si vedono in un dettaglio un po' migliore. Ah. E però questa è una composizione fatta in idrogeno e ossigeno, essenzialmente. La parte azzurra che si vede è ossigeno, quindi tutta la parte qua centrale, biancastra anche, è ossigeno, mentre la parte rossa è idrogeno. E c'è il famoso ammasso aperto qua. E tutti questi pallini neri sono globuli. Poi Rosetta ha questa cosa particolare che la gente grazie alla pareidolia va a cercare forme strane all'interno della nebulosa, tipo questa che sembra un elefante con la proboscide, da qualche parte c'è questo che sembra un puma che sta saltando praticamente. Ce ne sono un po' in giro di forma, però questo appunto è fatta qua dalla pianura padana, anzi dal milanese. Ecco, dovrei averla trovata, adesso ve la condivido. Tra l'altro è stata una di quelle immagini che è disponibile liberamente su internet, ma che trovi ricaricate con watermark da parte di quelli che la vogliono, dai siti di stock image, che non so quanto sia legale a volte queste cose qua, perché cioè, l'originale è gratuito, però le trovi così. Quindi vedrete il watermark, però guardate come cambia quando la si osserva, ecco, nell'infrarosso. Quindi si vedono strutture completamente diverse, questo quindi ci aggancia un po' a quello che credo sarà il grosso argomento di questa sera, ho già intravisto James Webb. James Webb, che da oggi, da ieri mattina praticamente, è operativo in stazione, sì, ieri sera abbiamo dato la notizia stamattina, è in stazione nella sua orbita attorno al punto di Lagrange delle due. Quindi vedete che questa è la stessa inquadratura di quella fatta da Marco, adesso le alterno, notate la struttura interna, questo vuoto che ospita la massa aperta di stelle in formazione, quei tendoni di polvere, quei globuli di Bok che vi mostrava Marco prima, mettendoli all'infrarosso vedete che i globuli di Bok diventano praticamente trasparenti, perché le polveri sono trasparenti all'infrarosso, e si manifesta molto di più la struttura più esterna della nebulosa, quella più fredda a temperature minori, e che quindi è più brillante nell'infrarosso rispetto alla parte calda. E si vedono molte più stelle, perché? Perché la gran parte delle stelle in questa foto qua sono nascoste dalle polveri e dai gas della nebulosa stessa. Nel momento in cui andiamo a osservarla nell'infrarosso, ecco che si ottiene la capacità di vedere... In questa foto diciamo che se ne vedono ancora meno, anche perché è una composizione appunto in HO, cioè idrogeno-ossigeno. Quindi diciamo che questo tipo di foto taglia un po' delle stelle quelle più deboli, se ne vedono meno sostanzialmente, perché sta tagliando solo su un certo tipo di spettro. Se la foto fosse fatta in broadband, cioè prendendo tutti gli spettri, lo spettro del visibile sarebbero molti di più anche in questa foto, sarebbero molto più visibili. Però sì, poi oggettivamente c'è anche il discorso che dici tu dell'infrarosso, che permette di far vedere meglio le stelle. Marianna fa una domanda: se sapremo dire le temperature che hanno i vari gas della nebulosa Rosetta in base ai colori. Ma i colori di un'immagine di questo tipo che vedete, anche quella che c'è di sfondo a questa diretta, che è un'altra immagine di Hubble di una galassia, i colori non sono in queste mappe, in queste immagini ottiche, non sono associati a temperatura, ma sono associati a composizione. Quindi l'abbiamo parlato anche in tante altre dirette Q&A. In pratica quello che si fa, i telescopi fanno foto in bianco e nero, tutti i sensori astronomici sono in bianco e nero. Perché? Perché in realtà davanti a questo sensore in bianco e nero c'è una ruota di filtri che contiene decine e decine
di colori, di bande di colore che possono essere utilizzate per fare le foto. Alcune fanno passare tutto il verde, tutto l'azzurro, altre magari fanno passare una piccolissima fettina del verde. Immaginate un arcobaleno, si chiamano filtri a banda larga o finti a banda stretta. Unendo queste immagini, assegnando dei colori, verde, rosso, blu, che sono quelli che noi vediamo con i nostri occhi, noi vediamo tre colori fondamentalmente, si ottiene tutta la palette, la tavolozza di colori che vedete. Qui Marco, che cosa hai usato per il rosso, il verde e il blu? Sono filtri idrogeno e ossigeno e basta, sono due filtri in questo caso. Due filtri, quindi era bicolore, abbiamo rosso filtri, e blu. Esatto, il colore viene mappato, siccome i colori sono RGB, sostanzialmente viene mappato, dicevo prima, HOO, che vuol dire H sull'R, no? Sul R viene messo l'idrogeno e l'ossigeno viene messo sia sul G che sul B, sostanzialmente. Quindi G, verde e blu messi insieme a nostri occhi risultano ciano, risultano un azzurrino, esatto. Quindi qui abbiamo l'idrogeno che è rosso e l'ossigeno che è azzurro. Esatto, poi, siccome si sta osservando la banda dell'idrogeno e la banda dell'ossigeno, allora quella è un'emissione particolare di quel gas che avviene a una temperatura precisa. Quindi qui stiamo vedendo due cose a due temperature diverse. Sì. Bisognerebbe fare i conti dall'intensità... No, la temperatura è proporzionale all'intensità della ionizzazione, della radiazione. Quindi dall'intensità si dovrebbe capire, dedurre la temperatura del gas, se non ricordo male. Sì, Luigi chiede se sono colori diversi, distanze diverse. No, i colori riflettono più che altro... a volte la temperatura o la composizione di ciò che stiamo guardando, e quindi non distanze diverse. E poi, se si parla poi di redshift, sì, però non è questo il caso, insomma, sì. No. Sono cose sostanzialmente diverse. No, anche per il quale, diciamo che notare il redshift all'interno di una nebulosa... No! No, no, vabbè, siamo dentro la nostra galassia. Redshift... uno stesso oggetto a distanze diverse, allora potresti intuire una differenza di colore, ma dovuta proprio all'espansione, al movimento, però una cosa diversa non lo si nota all'interno di oggetti comunque così piccoli relativamente alle dimensioni. Esatto. Cosmiche, quindi... In redshift si è visto proprio il redshift relativistico dovuto al movimento di un oggetto e quello che è emerso nella foto di M87 Star, del buco nero di, sì. Di M87. Lì si vede una parte del disco molto più luminosa dell'altra perché c'è una cosa chiamata relativistic beaming, cioè un oggetto, un gas luminoso in moto verso di voi risulterà non solo più azzurro ma anche più luminoso di un gas invece luminoso in allontanamento, che risulterà più rosso e più debole proprio come intensità visiva. Quindi c'è il relativistic Doppler e il relativistic beaming, che sono due effetti contemporanei. Chiedono in infrarosso che gas stiamo osservando, vi rimetto l'immagine in infrarosso. Qui non si stanno più osservando gas, ma si stanno osservando polveri. Di varia dimensione, quindi al rosso, al verde e al blu si nota molto chiaramente che questa immagine è tricromatica, c'è un rosso, verde e un blu, che sono anche abbastanza indipendenti l'uno dall'altro, perché vediamo che dove c'è blu non c'è praticamente niente rosso e niente verde. Nel blu, immagino, adesso non ho i dati dello scatto direttamente sotto mano, ma immagino che il blu sia una lunghezza d'onda molto vicina alla luce visibile, perché vediamo le stelle sono principalmente luminose nel blu, e poi nel rosso si notano le parti più interne della nebulosa, che qui mi sembrano corrispondere abbastanza all'emissione dell'ossigeno. Se guardate la immagine di Marco, vedete la parte azzurrina, che dove c'è l'ossigeno, e lo rincontriamo qua di colore rosso, e poi abbiamo questa enorme voluta di verde, che è l'infrarosso propriamente detto, che sono le polveri, quindi non gas, ma polveri. Sì, perché comunque la caratteristica delle polveri è di assorbire, di essere molto efficaci nell'assorbire radiazioni a lunghezze d'onda più corte, quindi ad esempio ultravioletto, e riemetterle a quelle più lunghe, come ad esempio l'infrarosso. Questo è il motivo per cui quando noi guardiamo nell'infrarosso riusciamo a vedere delle stelle che nel visibile non le vediamo, perché in genere dietro le polveri sono nascoste stelle principalmente giovani, appena formatesi. Le stelle giovani sono in genere molto calde, emettono molta radiazione nell'ultravioletto, viene assorbita dalle polveri questa radiazione, quindi nel visibile noi non le vediamo, perché nel visibile va bene, nell'ultravioletto, ok, comunque noi non le vediamo perché la radiazione è bloccata dalle polveri, è assorbita dalle polveri e viene generalmente riemessa nell'infrarosso, non tutta, una parte viene riemessa nell'infrarosso, e quindi quando noi guardiamo queste grandi zone polverose, nell'infrarosso riusciamo a vedere la radiazione
che era stata assorbita dalle stelle e riemessa appunto nell'infrarosso. E quindi è come se riuscissimo a vedere attraverso le polveri, come se le polveri fossero molto più trasparenti nell'infrarosso rispetto alla banda visibile, a quella che è tipica dei nostri occhi. Quindi questo è anche il motivo per cui, ad esempio, James Webb osserva nell'infrarosso, perché tanti degli oggetti che vuole studiare sono oggetti che sono nascosti dietro a zone molto polverose, e quindi l'infrarosso è la lunghezza d'onda migliore per studiare zone ricche di polveri. Vai Filippo. No, dicevo, la suddivisione così netta dei colori che offre questa nebulosa, credo, non ci giurerei, però credo, sia dovuta al fatto proprio alla massa di stelle che ha al suo interno, essendo stelle super mega calde, quindi stelle di tipo OB, eccetera, queste emettono tantissimo e quindi hanno proprio un forte, come dire, fanno una forte pressione sul gas esterno, e quindi lo vedete, hanno proprio fatto il vuoto attorno a loro, perché spingono tutto lontano. Quindi mi aspetto di avere un'onda d'urto, fondamentalmente, cioè un punto dove la temperatura è altissima, e infatti la rosetta, se non ricordo male, si vede anche negli X, proprio sì, perché... Cerco. Sì, dovrebbe vedersi, vado a memoria, ma dovrebbe vedersi negli X, proprio perché c'è proprio questa onda d'urto di materiale espulso dalle stelle, che va proprio a cozzare contro la nube fredda, e dove rallenta si formano i raggi X. E quindi questo è anche proprio il motivo per cui si vedono i colori così distinti, e la nebulosa è così lottizzata, tutto l'ossigeno è a metà, tutte le polveri sono fuori, perché proprio c'è il confine che è stabilito dall'onda d'urto. Si vede bene in generale comunque in tutte le nebulose, ricordiamo ad esempio i pilastri della creazione o altre celebri, testa di cavallo, quelle questi nomi strani, hanno tutte una struttura, diciamo, plasmata dalle radiazioni delle stelle che hanno già formato in generale, che possono essere sia onde d'urto, sia radiazioni o cose di questo tipo. Se vuoi ne ho un'altra, vediamo se riesco a farla. Ho trovato proprio il sito di Chandra, che è l'osservatorio raggi X principale. Adesso faccio un resize della finestra, magari riuscite a vederlo un po' meno sì, con le bande nere a lato. Non so quanto bene si veda adesso, dovrebbe essere un po' più zoom, un po' più rettangolare, ecco, sì, più di così. Allora ho fatto un po' più si vede. Questo qui è il sito dei raggi X dell'osservatorio Chandra X-ray Observatory, che ormai è, come vedete, dal 99 che funziona, quindi Hubble non è l'unico Highlander che c'è là sopra, è da 23 anni che opera. E vedete, questo sito ha la possibilità di alternare varie lunghezze d'onda, quindi questa è la nebulosa Rosetta nell'ottico, e qui sotto c'è spiegato in quale telescopio è stata presa questa immagine, e poi la possiamo vedere nei raggi X, e questo è quello che appare. Quindi, componendo insieme le due immagini, si può notare appunto l'onda d'urto che circonda la cavità centrale della nebulosa Rosetta, che è questo vuoto qua. Non so se si vede il mio puntatore del mouse, credo di sì. Si vede. Sto guardando la tab di StreamYard. Perfetto, si vede. Quindi questo gruppo di stelle molto giovane, molto calde e luminose, che ha scavato questa cavità con il loro vento stellare, e nei raggi X emerge abbastanza chiaramente dove si stanno formando stelle, e questo cerchio, questa onda d'urto, che si espande. E vedete che i raggi X di Chandra hanno rivelato 160 stelle all'interno della nebulosa, che non erano altrimenti visibili, proprio perché sono in fase di formazione, sono luminose anche nei raggi X. E qui dentro spiega un po' tutto quello che è stato fatto, i vari osservatori. Il sito di Chandra è un po' datato, come notate, ha una grafica... C'è quella media dei siti... Sì, cioè, è una grafica che negli anni 2010 era bella, cioè c'erano tutti questi hyperlink, non è più una grafica degli anni 90, però non è una grafica anni 20, quindi non è tanto familiare con gli schermi verticali e con i cellulari, ma io li odio, quindi sono contento. No, schiacciato sbagliato. Se voglio ho messo una condivisione un'altra foto che è un'altra, ecco, questa è quella a cuore, no? La cuore, questa è proprio un'altra nebulosa che è generata da questa maniera, cioè viene scavata sostanzialmente dall'ammasso, che in questo caso è Melotte,
15, mi sembra 12 micrometri, al centro, che è questo ammasso qua caldissimo, potentissimo, che ha scavato letteralmente tutta la nebulosa, dandogli in questo caso una forma di cuore, sostanzialmente. È arrivata la gatta, c'è la coda. Abbiamo tutti i gatti tranne Matteo. Filippo, trova Vione. Sono preoccupato. No, mi farebbe morire. Distrugge. È nell'altra stanza. Un kiwi vale, ha comunque del pelo sopra. Sì. Vabbè. Se non tira giù per lettri non vale. No. E io qui avevo ancora un'ultimissima cosa da farvi vedere in tema di fotoconfronti, che è una immagine della nebulosa di Orione, sempre confrontata tra visibile e infrarosso. Eccola. E di nuovo quello che si nota è che le strutture che è invisibile sono molto luminose e appariscenti, quindi qui di nuovo vediamo una composizione a tre colori in cui il rosso è associato all'idrogeno, alla calfa, quindi queste volute rosacee sono dove l'idrogeno è stato ionizzato da questo fantastico gruppo di stelle appena nate, che viene chiamato il trapezio all'interno della nebulosa, e all'infrarosso guardate come cambia, l'infrarosso a sinistra. Vedete che tutto ciò che era molto luminoso nel visibile all'infrarosso è quasi buio, invisibile, e appare invece tutta la polvere che assorbe la luce ultravioletta delle stelle e la riemette come luce infrarossa, la riflette rendendola infrarossa. Quindi emerge anche tutta questa grande struttura subito a nord della nebulosa. E guardate cosa si vede qui, il dettaglio. Adesso ingrandisco. Lo vedete questo filamento nero ricco di stelle, sono tantissime stelle azzurrine, andando nel visibile non c'è nulla di visibile qua. Perché? Perché questa roba qui sta succedendo all'interno della nebulosa, e osservando nell'infrarosso, questa è un'immagine dello Spitzer, che è il predecessore diretto del James Webb. A volte James Webb viene chiamato come successore di Hubble, ma in realtà è il successore di Spitzer. Vedete come scompaiono proprio delle strutture completamente diverse, e quelle visibili nel visibile, tipo questa grande nebulosa oscura vicino al nucleo della nebulosa principale, non sono neanche più visibili all'infrarosso, ma emergono le stelle che si trovano dietro di esse. Ecco perché l'astronomia va fatta con tanti strumenti diversi che osservano in tante bande elettromagnetiche diverse. Ma non stiamo prendendo domande. Stiamo giusto discutendo l'altro giorno, Lorenzo, del filtro del ruota portafiltri del James Webb, che ne sì, sono sbagliate. Sì, sto facendo un lavoro per riassunto di schematica del James Webb, che va un po' oltre a quello che potremmo fare in ogni pagina, come spazio dedicarci, eccetera. E salta fuori che a quattro strumenti miri a 18 filtri. NIRCAM ne ha 48, NIRSPEC ha 7 modi diversi di fare spettroscopia, e poi c'è l'ultimo, che è un'altra sigla impronunciabile, che ha altri 18 filtri, due ruote da 9. Quindi quando dite in astronomia com'è possibile che fanno solo foto in bianco e nero, in realtà James Webb può fare 48 foto in bianco e nero in 48 colori diversi, assemblare quindi robe che noi umani non possiamo proprio fisicamente vedere con i nostri occhi. Quindi altro che vedere in bianco e nero. Nel frattempo, come sentite, è entrato il gatto. Marco, ti leggo qualche domanda per te, e poi andiamo su qualcuna sul James Webb, visto che ne abbiamo parlato sì. Ne stavano... Allora, c'è Valerio che chiede, non so se hai già risposto. No, non ho ancora risposto, l'ho visto, no. In questa immagine hai usato Starnet più per la riduzione stellare? Sì, non per la riduzione stellare, per l'eliminazione stellare, rimosse e poi reinserite, semplicemente perché... per rimettere le stelle RGB, non l'ho detto, in realtà l'immagine è fatta con i filtri appunto idrogeno e ossigeno per tutte le parti nebulari, per le stelle che facendo così perderebbero il colore, le faccio invece con i filtri RGB e poi le reinserisco sostanzialmente all'interno dell'immagine. Quindi Starnet è un software, evidentemente Valerio lo conosce, è un software che permette di rimuovere le stelle dall'immagine, poi tenti a riaggiungerle. Anche sì, in questo caso sì. Ok, c'era un'altra domanda che non so se hai già risposto. Risposta veloce. Si può tentare di fotografarla con la reflex sotto l'obiettivo, o meglio lasciar perdere la nebulosa di prima?
La Rosetta? Sì, sì, nel campo inquadrato di un teleobiettivo ci sta bene, 200 mm per esempio, vabbè, è più piccolina di quella che abbiamo visto adesso, però prende un bel campo, dipende ovviamente dalla, dal cielo, cioè non ha molto senso fare un cielo come questo qua, dove sono io in zona milanese, ma dalla montagna può venire anche un buon risultato, che perché Rosetta è una nebulosa molto luminosa, sostanzialmente, quindi è facilmente riprendibile. Sì, la reflex, ecco, la reflex deve essere modificata, perché le fotocamere reflex normalmente hanno un filtro che taglia buona parte dell'emissione di idrogeno, della banda dell'idrogeno, per cui che è quasi fuori dal visibile, anzi è quasi tutto fuori dal visibile, quindi è tagliata. Se la fotocamera è modificata per poter ricevere questa banda, allora sì, ci sono, lo dico perché per chi fa fotografia astronomica usando reflex spesso usa reflex già modificate. Ottimo, grazie. Per domanda, Riccardo, Riccardo Atreides per le stelline, e poi Katia Zanin e Pamela Inguscio, grazie. Prendiamo qualche domanda sul James Webb intanto, visto che l'abbiamo nominato parlando di infrarosso, nebulosa che ci ha mostrato Marco. Ce ne sono tanti. Nel frattempo magari Marco va in caccia di qualcos'altro da beccare, sì, da fare live stacking. C'è già, guarda, se la condivido poi... Ok, vai Matteo. Lo mettiamo. Allora, tanti chiedevano, no, cosa succede adesso con il James Webb, cosa ha fatto, che cosa succederà. E noi vi abbiamo ovviamente raccontato in pagina dell'arrivo del James Webb nella sua nuova casa, il punto Lagrangiano L2, situato 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, ci è arrivato in 29 giorni. Proprio ieri sera la NASA ha confermato l'avvenuta accensione dei motori per qualche minuto, adesso non ricordo quanti, 4 o qualcosa, 5. Ed è l'ultima grande manovra del James Webb nella sua vita, a tutti gli effetti, perché non accenderà mai più i motori per fare manovre così importanti. Ha fatto la manovra per inserirsi all'interno dell'orbita, che è l'orbita attorno a questo famoso punto Lagrangiano, L2, di cui vi ha parlato Lorenzo con un post questa mattina in pagina in maniera estensiva. Il James Webb orbiterà attorno a questo punto, sarà un'orbita ellittica, sostanzialmente il punto L2 sarà sarà il fuoco, e sarà un'orbita che lo porterà ad essere 800.000 km lontano e 200.000 km lontano dall'altra parte, quindi un'orbita... un anello molto strano. Sì, molto grande, un anello strano, molto grande. Riguardatevi il video che abbiamo pubblicato in pagina questa mattina, che spiega, che fa vedere chiaramente che tipo di movimento farà. E quali saranno i prossimi passi importanti? Ci sarà ovviamente tutta una serie di calibrazioni degli strumenti, che sarà molto importante, di test degli strumenti per vedere se tutto funziona. E i primi passi che verranno fatti sono quelli di iniziare a portare gli strumenti a temperatura. Le temperature degli strumenti infrarossi devono essere molto, molto, molto fredde, proprio perché rilevano il calore residuo degli oggetti cosmici, degli oggetti celesti, quindi non devono avere interferenze, perché l'elettronica produce calore. Se voi toccate qualsiasi cosa elettronica, sentite del calore. A questo non vengono sottratti gli strumenti del James Webb Space Telescope, che producono calore. Quindi vanno continuamente raffreddati e mantenuti a una temperatura che varia da meno 260 gradi centigradi, da meno 230 a meno 260 gradi centigradi circa. Dipende un po' dagli strumenti e la banda, se è vicino infrarosso o medio infrarosso. Quindi devono essere raffreddati. Per far questo processo ci vuole tempo, non può essere fatto da un giorno all'altro. Adesso la temperatura dello specchio primario è sui meno 210, quindi deve essere raffreddato di altri 20, 30 gradi, 50 gradi, non può essere fatto da un giorno all'altro, deve essere fatto in maniera graduale. Questo impiegherà qualche settimana, qualche mese. A questo va aggiunta appunto tutta la fase di calibrazione degli strumenti e poi inizieranno le osservazioni. Tanti ci chiedono cosa osserverà, quando inizierà a osservare. Ho visto che c'era una domanda prima che chiedeva se è vero che uno dei primi oggetti che verrà osservato sarà una stella nell'Orsa Maggiore, mi pare. Che è HD 8 insalata,
Non l'ho segnata qua, ah, è HD84406, dell'Orsa Maggiore, perché viene osservata una stella. C'è una ragione precisa, questo lo fece ovviamente anche il telescopio spaziale Hubble. Osservare una singola stella ti permette di valutare la, quanto buona è la messa a fuoco del tuo oggetto. Una stella è un oggetto, diciamo, puntiforme, e quindi se il tuo oggetto è in grado di mettere bene a fuoco l'immagine, ti deve restituire un oggetto puntiforme. Questo, ad esempio, fu fondamentale quando vennero avviate le prime osservazioni di Hubble, perché l'osservazione di una stella precisa fece capire agli astronomi che in realtà il telescopio aveva un problema di messa a fuoco. E questo viene fatto anche con il James Webb, venne osservata una stella e si inizierà a valutare la messa a fuoco del telescopio. Poi vanno i singoli specchi, sia il primario che il secondario, andranno sistemati per migliorare la stessa messa a fuoco. Nel caso di Hubble fu un problema di levigatura dello specchio primario, e quindi il primo oggetto sarà questa stella. Poi le prime osservazioni scientifiche, le prime osservazioni vere e proprie dovrebbero essere degli oggetti nella grande nube di Magellano, per dire, una nube, un oggetto, una galassia molto vicina con oggetti molto ben conosciuti, e quindi in teoria le prime immagini che ci aspettiamo saranno particolarmente brutte perché proprio non saranno calibrate, non saranno messe a fuoco in maniera ottimale, quindi non so se le rilasceranno al pubblico le prime immagini, perché con credo tutta di sì, dai, la prima sì. Per il James Webb però... La stella, ti interrompo un attimo, la stella non serve solo per la messa a fuoco, serve anche per i segmenti. Vedevo che anche Lorenzo scalpitava, tutti i segmenti devono riflettere la luce della stella nello stesso identico punto. Sì. Perché si devono comportare tutti insieme in un unico grande specchio di 6,5 metri. Che fa parte e aggiungo... avere un oggetto puntiforme ti permette di vedere minime variazioni nella posizione o nella curvatura anche di ciascun segmento che porterebbero a una deviazione proprio dall'immagine puntiforme che invece ti serve. È scomparso Matteo. una deviazione che ti permetterebbe di capire che gli specchi, i segmenti non stanno lavorando tutti insieme, quindi ti serve per forza un oggetto puntiforme e devi avere un'immagine puntiforme, quindi tutte le immagini devono andare di ogni singolo segmento, devono andarsi a sovrapporre lì, quindi avere una stella di calibrazione serve anche a questo, a James Webb, per almeno per le fasi iniziali. Poi vedevo anche che c'era una domanda del tipo nelle prime immagini il telescopio sarà già a regime. No, la prima luce non è mai con lo strumento a regime. La prima luce serve così, apri gli occhi, hello world, vedi come va, e poi pian piano vai a regime. Tenete conto che magari la prima luce ci sarà quando gli strumenti non saranno ancora calibrati perfettamente, o che ne so, la temperatura degli strumenti non sarà ancora ottimale, però è giusto per avere un'idea. Se ci sono cose che non vanno, si vede dalla prima luce, ed è anzi uno degli scopi per cui si fa, lo scopo principale per cui si fa la prima luce, si vede tutti i nodi vengono al pettine in quel momento, e poi si fanno tutti i trick e track di aggiustamenti che servono per poi andare effettivamente a regime. Aggiungo che se ci fossero problemi di levigatura degli specchi, che stavolta sappiamo non ci sono, perché sono stati progettati al nanometro i telescopi. Adesso che l'hai detto, ci saranno gli specchi. Bravo. Serve anche questo, il fallimento di Hubble. La tolleranza di levigatura degli specchi di JWST è di 25 nanometri, quindi una frazione, sono 4 centesimi... 2 centesimi e mezzo di micron contro i 2 micron della tolleranza di Hubble, e questi specchi non sono più specchi monolitici come era quello di Hubble. Quindi lo specchio monolitico è uno specchio che è praticamente indeformabile, più è grande, più lo vuoi largo, più deve essere spesso, perché in questo modo quando sulla Terra lo inclini per puntare vari oggetti non si deforma, non cambia la propria struttura. Nello spazio
con le contrazioni termiche non cambia la propria forma, la propria dimensione. I segmenti del GWST non sono monolitici, appunto sono 18 segmenti diversi, sono sottilissimi, sono fatti in berilio, che è un metallo che resiste tantissimo alla dilatazione termica, alla dilatazione meccanica, quindi è molto strong, e sono dotati di 7 attuatori, 6 che si occupano di spostare lo specchio nei 3 assi, quindi le 3 rotazioni e le 3 traslazioni. Il settimo è un attuatore che punta contro il centro dello specchio e ha dei ragni, delle zampe di ragno, che insistono sugli angoli dell'esagono. Spingendo più o meno con il settimo attuatore si può cambiare la curvatura dello specchio. Quindi anche se ci fosse un problema, lo si può correggere intervenendo con l'attuatore, senza invece andare a mettere gli occhiali, come è stato fatto per il povero Hubble. Diciamo che ci hanno avuto un po' di tempo per pensarci bene stavolta. Sì, ma uno dei motivi per cui lo sviluppo del James Webb è stato così sofferto, è stato un calvario, una via crucis del genere, ci hanno messo 14 anni più le previste, è proprio perché ogni sistema, ogni pezzo, ogni roba è stata testata 15 volte per evitare ogni possibile causa di fallimento. Nonostante questo, il James Webb aveva 334 single point of failure, vuol dire sono 334 operazioni o sistemi o qualunque cosa sia che se si rompono, se fallisce quel punto lì, fallisce l'intera missione. Mi sembra che con l'arrivo in L2 e il dispiegamento corretto senza nessuna anomalia eccetera, mi sembra che tipo il 90%, l'80% di questi single point of failure sono alle nostre spalle, quindi non sono più una preoccupazione. In teoria single point of failure dovevano essere tutti quelli durante il viaggio, quindi credo che quelli... Erano solo del viaggio. Sì, no, erano contati sui 29 giorni del viaggio, quindi adesso siamo a posto. A posto, sì. 337 a 0 per l'uomo, 0 all'entropia. Ovviamente questa cosa la pagheremo in altro modo. Anzi, ancora meglio, perché appunto l'Ariane l'ha lanciato con una precisione molto maggiore rispetto a quella che si pensava e quindi ha allungato, ha più che raddoppiato la vita. Banalmente per James Webb avevano previsto dei margini di sicurezza del carburante che sapevano che l'Ariane avrebbe fatto esattamente quella roba lì, però il margine, dicevo, magari l'Ariane sbaglia, invece l'Ariane è andato a buon fine, quindi abbiamo appunto Webb avrà 10 anni di vita invece che 5, e quel carburante, quei margini di sicurezza, perché James Webb dovrà accendere ogni 21 giorni i propri propulsori per correggere e rendere stabile la propria orbita attorno alle L2, che è un'orbita metastabile, tra virgolette, un'orbita di Lissajous, non è una vera e propria orbita attorno a un corpo celeste, ma è un'orbita di equilibrio tra la gravità del Sole e la gravità della Terra, assomiglia un po' a una banana, una forma strana, una banana lunga 800.000 km, larga 200.000. Ogni 21 giorni deve utilizzare la propria lente e avevano previsto che ci fosse abbastanza margine di sicurezza, tale per cui anche se l'Ariane non lo metteva nell'orbita giustissima, comunque James Webb sarebbe riuscito ad arrivare nelle due e avrebbe avuto carburante a sufficienza per operare 5 anni. Visto che non c'è stato bisogno di grandi correzioni, è tutto carburante risparmiato e quindi 10 anni di operazioni principali. Tra l'altro, sulla struttura esterna di James Webb sono stati montati dei target, dei riferimenti per garantire, per permettere l'eventuale improbabilissimo, futuribile rifornimento del telescopio di carburante, cioè è possibile che ci sono degli attacchi e tu in base a quegli attacchi puoi progettare qui a terra un qualcosa, un robot, perché chiaramente la missione di servizio umano, un docking che va là, un robot di docking che va là e gli fa il rifornimento, lo rimette in orbita, comunque eccetera. È stata una tecnologia che è stata testata con i satelliti stazionari, c'erano satelliti stazionari perfettamente funzionanti ma ormai a secco di carburante, che erano stati messi in orbita e cimitero. Da terra hanno lanciato un particolare satellite dotato di uncini, che è praticamente un motore con uncini. Questo qui è andato su, si è agganciato tipo una piattola, una remora, al satellite GPS defunto, e adesso il satellite GPS ha di nuovo un motore funzionante col carburante, quindi l'hanno riportato in quota operativa riaccendendo. È stato dimostrato un paio di volte, mi sembra, questa cosa qui, dovrei controllare. Però, nel caso, se forse magari, la NASA comunque è stata abbastanza lungimirante da includere delle strutture che permetterebbero questa cosa qui. Poi magari non succederà mai, ma nel caso possiamo. Chiedevano anche perché L2 e non L4, L5, che sono
più stabili? Ed è una bella domanda, ed è una domanda anche che mostra che uno sa di cosa sta parlando, perché in effetti ci sono 5 punti lagrangiani nel sistema Terra-Sole, cioè punti di equilibrio gravitazionale, e in effetti L4 e L5 sono stabili, sono lungo l'orbita della Terra, a tipo 60 gradi di distanza prima e dopo il nostro pianeta. Quelli sono L4 e L5, sono punti lagrangiani completamente stabili, cioè nel senso che in qualunque direzione tu ti avvicini a quel punto ti attrae. Quindi, eccolo là, esatto, perfettamente. Cioè, sento una suoneria, ma va bene. Vedete, L4 e L5 sono lungo l'orbita della Terra, anche L3, ok? Però è proprio dall'altra parte del Sole, non lo considero neanche, perché sarebbe impossibile comunicare con il telescopio se fosse lì. L4 e L5 sono stabili, L1 e L2 no, sono metastabili. Che cosa significa? Che sono stabili in una direzione e instabili nell'altra direzione. Lo potete vedere proprio dalla figura in L2. Se andate lungo una direzione, che è quella, diciamo, delle linee viola, giusto per intenderci, siete stabili. Se andate nell'altra direzione, no. Siete instabili nell'altra direzione. Metastabili significa questo, significa stabili. Vedete, qui è fatta conca. Qui è fatta conca, no? Quindi tenderebbe a scivolare verso L2 un oggetto, quindi tirato da L2. Ma in questa direzione qua, invece, è fatta a collina, a colle. Quindi un oggetto tenderebbe a allontanarsi da L2. In realtà, quando la differenza di massa tra la massa 1 e la massa 2 è superiore a un fattore 30, mi sembra, L2 assume una forma che permette un'orbita stabile parzialmente. E anche, no, L4 e L5, scusate, L4 e L5 assumono proprio una conformazione che permette orbite stabili. Infatti ci sono due lune di Saturno, Dione e Rea, che hanno ciascuna due lune troiane, due lunette più piccole, quindi immaginate in giallo c'è Saturno, in blu c'è Dione, e poi nelle 4 e nelle 5 ci sono Epimeteo e Temistocle, non mi ricordo più i nomi, sono due piccoline, lune piccoline che stanno in equilibrio proprio perché stanno in questi punti qua. L1 e L2 vengono chiamati punti a sella, anche L3, perché sembra una sella di un cavallo, no? O una patatina Pringles, mentre L4 e L5 sono dei punti a cuspide. Quindi sono stabili in tutte le direzioni. Se James Webb fosse su L4 o L5, non dovrebbe nemmeno orbitare, sarebbe lì. Starebbe lì e non si muoverebbe mai, non avrebbe praticamente bisogno di correzioni. Quindi giustamente la domanda è, e allora perché non lo hanno messo lì invece di metterlo in L2? E la risposta non è che L4 e L5 sono molto più distanti dalla Terra. Perché la distanza si fa. La risposta vera è che L2 ha la grossa comodità, che è fondamentale per un telescopio infrarossi, di avere sempre Terra, Luna e Sole nella stessa direzione del cielo. Ok? Sì, dipende da come si orienta lui, ma sono tutti e tre là. Se ti metti in L4, hai il Sole da una parte e la Terra da un'altra parte, e però tu telescopio a infrarossi, che sei estremamente sensibile al calore e non puoi permetterti di avere le tue immagini rovinate dal calore che ti arriva da Sole e Terra, e non puoi contemporaneamente schermarti da entrambe le sorgenti, perché stanno proprio in due regioni di cielo diverse dalla tua posizione. Questo non succede in L2, dove invece ha un'orbita che dura esattamente un anno, cioè l'orbita che dura esattamente come la Terra, per cui praticamente Sole, Terra ed L2 sono sempre allineati tutto l'anno. Questo è un allineamento geometrico, definizione. Per definizione, perché L2 è proprio prolungamento del raggio sulla Terra, si trova proprio lì. Quindi questo significa che a Webb basta fondamentalmente girarsi il suo scudo termico dietro scherma tutta la radiazione infrarossa che viene da Sole, Luna e Terra, che rovinerebbe le sue immagini. Quindi questo è il motivo per cui è molto 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 comodo avere il telescopio in L2.
Se non fosse a infrarossi sarebbe diverso, ma per un telescopio a infrarossi che osserva, che si spinge fino al medio infrarosso, quindi proprio sensibile alle temperature dei pianeti, deve assolutamente mettersi lì. Poi un'altra comodità è che lì è comodo per le comunicazioni, non lo perdi mai, ce l'hai sempre a portata di mano. Poi sulla Terra ci sono varie antenne nei vari emisferi a varie longitudini, in modo che qualunque sia il lato rivolto a L2 c'è sempre un'antenna in grado di comunicare con lui. C'è un'altra condivisione sempre da Wikimedia Commons che mostra questo tipo di... Tra l'altro la solo aggiungere di... che l'ampio movimento che farà attorno alle due gli permetterà anche di non essere sempre nel cono d'ombra della Terra e quindi di ricevere radiazione solare e di ricaricarsi, insomma, utilizzando i pannelli solari. Certo, anche il sistema Terra-Luna ha i suoi 5 punti di Lagrange. I 5 punti di Lagrange esistono ogni volta che c'è un corpo massiccio attorno a cui orbita un corpo di massa minore. I punti Lagrange lunari sono utilizzati dalle missioni che abbiamo in comunicazione con la Luna. E al momento c'è un satellite nell'L2 lunare, che è il satellite cinese che si occupa di fare relay, quindi ripetitore, del segnale del rover di Chang'e 5 nella faccia nascosta della Luna, comunica con il satellite che è in L2, perché quindi è più lontano della Luna, e vede questo satellite vede solo la faccia nascosta della Luna, ma essendo in L2 vede anche la Terra, e quindi ripete alla Terra il segnale del roverino che si trova sulla superficie della Luna. Ho letto che ci sono corpi nelle 4 e nelle 5, è vero, che corpi sono? Nelle 4 e nelle 5 della Terra ci sono una manciata di asteroidi, e la risposta è già data, sono asteroidi che si sono trovati catturati in questa particolare posizione orbitale. E qui vedete in questa grafica ci sono anche indicate con le frecce la direzione verso cui uno tenderebbe ad andare a causa della trazione gravitazionale. Vedete che da L4 a L5 si tende a cadere o fuori o dentro il Sole, o si va verso L1, L2, L3, che sono punti invece a sella, perché ci sono delle linee che convergono e delle linee perpendicolari che divergono. E il trucco è bilanciarsi e rimanere in orbita consumando poco carburante. Spitzer, telescopio infrarosso predecessore di James Webb, il cui specchio era in berillio rivestito d'oro. C'è sta cosa qui che anche scrivendo di James Webb sembra che sia il primo telescopio del suo tipo. È il primo telescopio segmentato che abbiamo messo nello spazio, è il primo così preciso, è il primo così costoso, è il primo così grande, ma gli specchi in berillio rivestiti d'oro erano già quelli di Herschel. Solo che mentre James Webb ha un sistema di raffreddamento elettronico, che quindi va avanti finché c'è energia elettrica, Spitzer aveva un sistema di raffreddamento della strumentazione a elio, a refrigerante, e quando ha finito l'elio è entrato in una fase calda della missione in cui i sensori all'infrarosso più lontano non erano più utilizzabili, poi esaurito il carburante di bordo, era in L2, Spitzer, è stato dato un comando di accensione per farlo uscire da L2, farlo entrare in un'orbita eliocentrica nota, quindi sappiamo dov'è questo telescopio, e poi è stato mandato il comando di suicidio, fondamentalmente. Quindi è stato, ho detto la parola che non si doveva dire su YouTube, in pratica è terribile l'algoritmo. Hai detto Madonna, Filippo, non si può dire anche quello. Quella sì, in pratica è stato mandato un comando al telescopio di spegnere i propri di svuotare i propri serbatoi, in modo che così non ci siano altre accensioni col poco carburante rimasuglio, accensioni sporadiche, spegnere le elettroniche e poi proprio staccare la corrente, quindi non si può proprio più accenderlo, bisognerebbe andare là col dito ad accenderlo, non è in ascolto. E tutti i telescopi che stanno in L2, prima della fine della loro missione, vengono comandati per andare in un'orbita eliocentrica, proprio per non occupare in modo incontrollato quest'area di spazio, che è abbastanza interessante. Infatti volevo dire che James Webb, Matteo prima diceva, questa è l'ultima volta che accenderà i suoi propulsori, l'ultima volta da vivo, sì, perché quando James Webb arriverà alla fine della sua missione, e questa fine arriverà, il telescopio accenderà i propri propulsori l'ultimissima volta, proprio per allontanarsi dalle due, essere inserito in orbita elecentrica e rimanere lì per il prossimo futuro concepibile.
perché bisognerebbe andarlo a recuperare, non credo che sia una cosa che grazie al momento abbiamo la tecnologia e l'interesse. Grazie Yolanda per la donazione YouTube. Ce n'era un'altra, aspetta, Giovanni Ferraro per lo super sticker, grazie, e sì, Yolanda De Fina. Invece di stelline, le leggo. Una velocissima domanda di Patrizia che fa quanto ci metteranno le comunicazioni dal James Webb arrivare a terra. 1,5 milioni di chilometri, quindi sono pochi secondi, circa 5 secondi. Siamo quindi, dietro l'angolo ancora, secondi. Dietro l'angolo da un punto di vista delle distanze nel cosmo. Ricordiamo che le comunicazioni viaggiano alla velocità della luce e quindi la distanza si calcola banalmente utilizzando il valore della velocità della luce, 300.000 km al secondo, per fare 1,5 milioni di chilometri. Per le stelline, grazie a Umberto Podda. Ricordiamo che l'oggetto più distante con cui comunichiamo è la Voyager 1, ha oltre 20 ore luce di distanza. Poi abbiamo Riccardo Treides, grazie di nuovo, Marco Frigo, Matteo Manca, poi Matteo Papadopoulos, ancora Matteo Manca, grazie mille. E ok, credo averle Giulio Di Meglio. Ciao ragazzi, un saluto da Trieste. A quanto adoro Trieste. Peccato che l'ho vissuta durante il primo lockdown, quindi io l'ho vista dalla finestra a Trieste per tutto il tempo. E Pamela in guscio. Grazie mille. E altre domande, altre curiosità. Intermezzo osservativo. Che cosa abbiamo, Marco? Abbiamo le M81-82. Voilà, che sono le galassie Bode, la galassia Sigaro. La celebre Sigaro. Esatto. Credevo che la Bode fosse più luminosa della Sigaro, invece sembra quasi uguale. No, allora, la Sigaro è, diciamo, più luminosa perché essendo di taglio, in realtà, nonostante le polveri di taglio, riesce ad essere più luminosa. Poi ha, diciamo, questi getti in uscita. Stai ancora osservando in H-alfa? No, assolutamente, perché in questo caso vedremo poco, sostanzialmente. Vedremo solo qualche nebulosa, qualche puntino, che sarebbe qualche nebulosa della Bode, e invece delle emissioni che ci sono sulla Sigaro. Adesso stiamo vedendo con un filtro di luminanza, che praticamente è un vetro, sostanzialmente. È un filtro che taglia solo il contrario di quello che dici tu prima, ovvero taglia solo l'infrarosso e il resto lo fa passare tutto. Infatti in questo momento il cielo fuori è tendenzialmente nebbia, infatti si vede anche nell'immagine qua, che non è proprio definita bene, e si vede un po' di biancume in giro che è causato appunto da quella nebbia lì. Però l'ho visto qualche giorno fa, qualcuno l'ha vista perché l'ho fatta vedere sul gruppo l'altro giorno, l'ho messo sul gruppo, visto qualcuno se ne è accorto, una piccola live, e si vede un pochettino meglio la Bode, si vedeva proprio bene la spirale della Bode intorno, con qualche nebulosità ancora. Vediamo se magari riesco a... Se al momento esatto. Poi la pianura padana è praticamente una camera a gas. È un disastro, vediamo se... Siamo in corso, abbiamo pubblicato un post in pagina, abbiamo... diversi post ultimamente per mostrare la presenza di biossido d'azoto e anche di polveri sottili, che sono due cose che si accumulano particolarmente quando c'è alta pressione per tanti tanti giorni come in questo periodo, non c'è ricircolo d'aria e quindi l'alta pressione invecchia, tende a schiacciare di più l'aria al suolo. E questo da un lato causa la formazione di nebbie e dall'altro la persistenza degli inquinanti. Quindi... Nebbia ha bisogno di due ingredienti, tanta umidità e corpuscoli attorno a cui fare goccioline, perché in una aria perfetta fatta solo di gas non è possibile neanche la pioggia, perché non ci sono nuclei di condensazione. Ho visto un calcolo che dovrebbe essere tipo parecchie volte superiore alla concentrazione di saturità del vapore acqueo nell'atmosfera, perché l'acqua comincia a condensare spontaneamente in goccioline. Cioè, per dire, se tu hai un'umidità del 100% quando c'hai il massimo del vapore acqueo disciolto all'interno del tuo volume di gas possibile, dovresti andare 3-4 volte oltre quel valore lì, che si chiama
quindi vapore sovrasaturo, perché l'acqua comincia a formare goccioline spontaneamente. Ma il mondo è un mondo reale, non è un mondo ideale, ci sono dei corpuscoli da polvere, banalmente, che forniscono nuclei di condensazione attorno a cui si formano le gocce. E infatti, più è inquinata l'aria, più ci sono PM10, più i nebbioni sono fitti. E molti di voi si ricorderanno, vi sarà stato raccontato, che le nebbie in Valpadana degli anni 70 e 60 erano spaventose. Cioè a Ferrara dicevano che potevi appoggiarci la bicicletta, no? alla nebbia. Questo perché dagli anni 60 e 70 sono state fatti notevoli progressi. Manca ancora un sacco di strada da fare, ma sono stati notevoli progressi nella gestione dell'inquinamento. Quindi il particolato in Pianura Padana è sceso e quindi sono diventati anche meno frequenti questi nebbioni spaventosi, ecco, tipici di 50 compenso, 60 anni compenso, fa. In compenso in questi giorni ci sta massacrando lo stesso, perché non è nebbione strafitto, però sono... C'è, e in compenso abbiamo scambiato questa cosa con l'inquinamento luminoso, perché negli anni 60-70 l'inquinamento luminoso era molto inferiore rispetto a oggi. Esatto. Beh, no, volevo comunque, visto che comunque, tornando alle nostre body e sigaro, adesso ho ingrandito un pochettino la si vedono pure le polveri. La sigaro, esatto, perché si vedono le polveri della sigaro sostanzialmente, si vedono le polveri... attorno alla sigaro, ripeto, è vista di taglio, sono due galassie interagenti che stanno interagendo tra di loro. Che la sigaro è quella traumatizzata delle due. Esatto, quella traumatizzata, perché la Bode sta succhiando praticamente. Bullizzata. E mentre invece la Bode ha una forma più classica, spirale, sostanzialmente adesso è qua a fianco, non si vede benissimo, riusciamo a vedere il nucleo. Riesco a beccare una foto, un apod. Guarda, ecco. ce l'ho una, adesso te la condivido. Ti condivido, aspetta, una foto, questa è un po' più vecchia, devo interrompere però questo. Sì, ma è di entrambe o solo una? Tutte e due. Una di entrambe. Okay. Sì, tutte e due. Share. Fatta da te, il Marco, presa da Abolo, da Napod. È mia, se la rimetti qui. Che meraviglia. Eccola. Eccole qua. Questa è anche tanto per cambiare la stessa inquadratura, sostanzialmente questa è una foto completa e si vedono se la Bode che la sigaro. Dove, ecco, questa qui... è un'immagine fatta in broadband, cioè sostanzialmente in RGB, usando filtri RGB, anzi in realtà questa qua è stata fatta con una fotocamera a colori, per cui senza separare i filtri sostanzialmente, a cui poi è stata aggiunta una serie di foto fatte solo in idrogeno per esaltare questa parte rossa qui della sigaro. E tutte queste parti qua che sono leggermente rosine sostanzialmente della Bode, che sono delle nebulose interne, veramente sono quelle che per noi sono la Rosetta piuttosto che Orione, no? Però si formano stelle, esatto, sono viste, diciamo, dall'esterno sostanzialmente nella Bode, con tutta la sua parte di polveri che si avvolgono. Sono interagenti, c'è in realtà, ci sono alcune immagini delle due galassie fatte da cieli estremamente belli, in cui si riesce a vedere proprio un flusso di polveri interagenti tra le due galassie. Sì, praticamente spiego proprio un secondo che cosa è successo. Le due galassie sono attratte gravitazionalmente tra di loro e si sono già incontrate una volta. Esatto. E spesso quando due galassie si scontrano la prima volta, una delle due non gliene frega niente, l'altra invece è devastata. In questo caso vedete... Dipende dalla dimensione. Esatto, succede spesso questa cosa, ci ho fatto 1000 post. Qui M81, quella a sinistra, vedete, non è molto...
sconvolta da quello che è successo, e l'altra invece si è deformata molto di più. Tutto il movimento di gas ha innescato, come dire, formazione stellare banalmente, contrazione di nubi, eccetera. Quindi sono formate molte stelle in pochissimo tempo, e tuttora M82 ha un altissimo tasso di formazione stellare, e tutte queste stelle molto calde, molto nuove, hanno molto vento stellare, e tutto quel rosso fondamentalmente è il vento galattico della galassia, cioè la somma di tutte le esplosioni di supernove, tutti i venti stellari, insomma tutto ciò che viene scaraventato via a abbastanza velocità, più, cioè una velocità maggiore di quella di fuga della galassia. E su M82 se ne vedono tante proprio per questo motivo. È tutto materiale nato dopo il primo scontro con M81. Ce ne saranno altri, e poi le due galassie si fonderanno in un'ellittica gigante. Una bella danza tra di loro. Sì. In chat dicono che Marco non ci dice mai il tempo di esposizione. No, non, tempo di, non solo dice tempo di esposizione, dice anche il lavoro di editing a parte tempo di esposizione. beh, allora... A parte tempo di esposizione. Esatto. Ai tempi di esposizione, i tempi di esposizione, quelli dipendono da soggetto a soggetto. Adesso, onestamente, di questo qua non me lo ricordo neanche, perché è un'immagine di forse 3 anni fa. Però tendenzialmente diciamo che nella fotografia astronomica non si parla di un singolo tempo di esposizione, ma si parla di tanti scatti che poi vengono uniti per mediare il rumore di fondo, sostanzialmente. Si parla di integrazione. Tempo di integrazione, esatto. Di solito sono scatti che possono andare, i singoli scatti possono andare, a seconda del soggetto, appunto, dai 30 secondi a scatto ai 10 minuti a scatto, anche lì dipende un po' dalla fotocamera che si utilizza, e poi si uniscono, e si parla anche di centinaia di scatti uniti insieme, quindi possono essere centinaia di scatti da 10 minuti ciascuno uniti, fatti i conti per il tempo solo di scatto, a filtro tra l'altro, per cui poi tutto duplicato, se filtri sono una due. Frazione della luce che... Esatto. Cioè, per ogni volta che è la luce che queste tecniche vengono adoperate anche per i telescopi spaziali. Esatto, quindi, è uguale. Ma molte delle immagini che si vedono anche di Hubble sono in giro, sono post-prodotte da persone normali, non sono astronomi, ma vengono fatte da fotografi, da gente comunque che gli piace post-produrre, ce ne sono tante. Mentre invece, per quanto riguarda i tempi di lavorazione di queste immagini, anche lì dipende, nel senso che dipende dal soggetto. Alcuni soggetti sono abbastanza veloci in realtà da post-produrre, ci vuole magari qualche ora, altri qualche giorno, perché c'è tutto il lavoro da fare per mettere insieme tutti i pezzi, unirli, bilanciarli correttamente, eccetera. Se vi ricordate, quando abbiamo fatto la diretta sul telescopio, ho fatto vedere un'immagine di una nebulosa oscura, che dicevo quella era nera quando era venuto fuori nell'immagine iniziale, ma quella è stata una delle post-produzioni più veloci che ho fatto in vita mia, perché poi in realtà il cielo è talmente buono, il cielo è questa fotografata dell'immagine, che in realtà dopo aver bilanciato un attimo il colore ho dovuto fare l'immagine così com'era, sostanzialmente. Per cui in alcuni casi i tempi sono ridotti, altri si parla di giorni, sostanzialmente. Sì, poi aumentando ulteriormente il tempo di esposizione si può andare ancora più in profondità all'interno degli oggetti, e l'immagine che avevo trovato io è un APOD del 2013, quindi a qualche anno, di Ivan Eder. E adesso ve la condivido, e questa qua vedete che è un po' più profonda di quella di Marco, ha 25 ore di tempo di integrazione, poi il bilanciamento di colori forse potremo discuterne un po', perché è un po' violetta. Sì, un po' strano. Lì non è solo una questione di tempi di esposizione, in questo caso è proprio anche una questione di cielo. Di base, veramente sì. Comunque sì, anche tempi di esposizione, quelle polveri quello che si nota in più in queste immagini sono queste volute di nebulose che vengono chiamate cirri galattici, sono praticamente nubi di polveri e di gas della Via Lattea, che sono troppo piccole e diafane per poter essere mappate, che però ogni volta che si fa un campo ultra profondo
saltano fuori. Si vede la galassia Sigaro che è vista di taglio, con queste grandi eruzioni di gas che provengono dal suo centro a causa della superformazione stellare generata dall'impatto, dall'incontro con M81. Si vede anche una bolla di gas che si sta allargando da M82. E guardando M81 vediamo che non è veramente stato senza conseguenze per M81 questo incontro. Guardate la periferia. Qui c'è chiaramente un blob di stelle azzurre, lo vedete? Molto più distaccato dalla galassia, e qui il braccio più esterno è stato reso asimmetrico rispetto al suo compagno dall'altro lato, quindi è molto più grande, quindi gli effetti sono molto inferiori, però anche lei mostra i segni di questa interazione, poi i due grandissimi bracci principali e le polveri nel nucleo, che in questa immagine sono saltate fuori piuttosto bene, devo dire. Vedete proprio questo ammasso di stelle azzurre, che sono tutte stelle appena nate, state generate da questa interazione con la galassia Sigaro M82. Sì, quello che stavo dicendo prima è che quello che si vede dipende tantissimo anche dal cielo, veramente, da cui si fotografa, no? In questo caso, nel mio caso, è sempre il solito cielo milanese, e per me le galassie sono quasi off limits, Modesti e Sigaro sono abbastanza luminose. E nonostante questo, fai quasi solo profondo cielo, tu non fai planetario. Sì, esatto, sì, perché voglio male. Mentre invece, no, in realtà è peggio. Il planetario per alcuni versi è ancora peggio, perché lì entra il discorso del seeing, del fatto che c'è l'atmosfera che ribolle, sostanzialmente qua ribolle sempre. E quindi sarà anche peggio. Dicevo, dai cieli molto puliti, molto, molto trasparenti, molto limpidi, si riesce a ottenere quei risultati anche su quel tipo di polveri, che sono le IFN, tra l'altro, no? di quelle zone di polveri, molto facilmente. Cioè, l'acronimo sta per, forse so di cosa stai Interflux parlando. Nebula. Sì. Interflux Nebula. Nebulosa da flusso integrato, esatto. È presente quella zona lì, sostanzialmente. Sì, sì. A me piace la definizione di cirri galattici, no? Perché ricordano un po' i cirri della nostra atmosfera, queste nuvole sottilissime che si notano appena, ma se fai una lunga esposizione, siccome riflettono la luce delle stelle, diventano apparenti. Volevo solo aggiungere una roba sulle interazioni galattiche, che è non esclusivamente, ma per gran parte grazie alle interazioni galattiche tra galassie, se tante galassie stanno rivivendo un periodo di alta formazione stellare, perché il picco di formazione stellare nel nostro universo è stato tantissimo tempo fa, e banalmente perché le galassie stanno pian piano consumando tutto il loro gas, e quindi manca proprio la materia prima dalla quale si formano le stelle, quindi man mano che passano i miliardi di anni, le galassie tendono a formare sempre meno stelle. Ci sono dei casi appunto particolari, che sono galassie con alta formazione stellare, si chiamano galassie starburst, dove la formazione stellare è, diciamo, incentivata, ad esempio, da scontri stellari, l'ha spiegato ad esempio prima Filippo. Scontri stellari che generano onde, disturbi dentro la polvere, che quindi tende a riformare degli agglomerati dai quali si formano poi le stelle. Quindi se abbiamo galassie con alta formazione stellare nell'universo attuale è perché appunto ci sono dei motivi che hanno fatto sì che la formazione stellare abbia ritrovato nuovo vigore, perché sennò se non ci fossero questi meccanismi, in teoria la formazione stellare andrebbe pian piano sempre più diminuendo. E andrà a diminuire. Ho letto una cosa che diceva che il 97% di tutte le stelle dell'universo si è già formato. Il 97% esatto. Di tutte le stelle esistite che mai esisteranno, il 97% è già nato. Questo è un post per dire. L'ho già scritto da qualche parte. Il 97% dei pianeti che mai sono esistiti e che mai esisteranno deve ancora formarsi. Perché l'universo sta facendo elementi pesanti, questi elementi pesanti stanno accumulando, stanno aumentando di concentrazione, e quindi le stelle stanno cominciando a possedere pianeti sempre più sostanziosi e sempre meno gassosi. Quindi
perché una risposta al paradosso di Fermi potrebbe essere che noi siamo i primi, siamo tra le primissime civiltà coscienti che sono emerse nella galassia, in un universo ancora molto ricco di formazione stellare di gas, perché le possibilità al momento sono tutte nel futuro. Un altro paio di stelline, divagazione, che questo è il motivo per cui, ad esempio, quando si pianificano dei progetti per cercare supernove, si cercano proprio in queste galassie con alta formazione stellare, banalmente. Infatti, perché tante stelle si formano, delle stelle che vanno. In M82 non ne sono state osservate addirittura 3 o 4 da quando è stato inventato il telescopio. C'è un elenco, sicuramente. Comunque le supernove in M82 osservate sono tante. Nella Via Lattea l'ultima che abbiamo osservato è stata 410 anni fa. Perché? Perché abbiamo visto noi, tranquillo. Sì, potrebbero essere avvenute altre supernove al di là dall'altra parte della galassia, quindi non le vediamo perché ci sono le nubi. Ci sono indizi, comunque, di osservazioni radio di resti di supernova che si attribuiscono a tipo un secolo fa più o meno, che quadra con il tasso di formazione di la Via Lattea, che circa una al secolo qua, nella nostra Via Lattea. Ecco, M82 arriva a averne una ogni 10 anni, per dire, perché ha un tasso di formazione molto più elevato. E volevo comunque l'universo... Vai. Simona Compagnin, che era l'ultima in coda che aspettavo. Grazie, Simona. Dicevi, Filippo? Dicevo che sì, l'universo ha fatto praticamente quasi tutte le stelle che poteva fare. Sì, e tra l'altro non solo... il grosso non è che esistono ancora, quasi tutte esistono ancora le stelle. No, ha fatto tantissime stelle che sono morte facendo altre stelle, che sono morte facendo altre stelle, che sono morte facendo altre stelle, perché sono le stelle azzurre. Poi le stelle rosse... Quelle sono eterne. Quelle sono la vasta maggioranza. Il fatto è questo. L'universo non fa stelle con la stessa massa, con la stessa probabilità. Ok? Cioè, la formazione stellare è fortemente sbilanciata verso le piccole masse, le stelle di piccola massa. Proprio fortemente sbilanciata. Tanto che una stella come il nostro Sole, cioè una massa solare, non è molto probabile. Se proprio andiamo a fare un censimento di tutte le stelle nell'universo, 7% tutte... mi sembra. Sì, non siamo proprio, cioè è una stella, quando diciamo che il Sole è una stella media, in realtà non è media come... È media logaritmicamente. Sì, esatto. Perché esatto, ci sono stelle, la più piccola è 100 volte più piccola e la più grande è 100 volte più grande. E anche la longevità, perché ci sono le stelle vanno da 10 milioni a 10 mila miliardi e a metà strada 10 miliardi. Esatto, però come siamo a metà come ordine di grandezza, ma in senso assoluto è molto, cioè come probabilità di trovare una stella, è molto, se ne prendi una a caso nell'universo, è molto più probabile trovare una meno massiccia del Sole e quindi più longeva. E quindi fondamentalmente il grosso della formazione stellare nell'universo è stato tra 11 e 7 miliardi di anni fa, dove si è formato tipo metà delle stelle che oggi possiamo osservare. E adesso siamo al 95-97 e quasi, il bello è che quasi tutte ci sono ancora da quelle stelle lì. Cioè in fondo quelle che sono morte o sono diventate buchi neri o stelle di neutroni sono pochissime, quindi fondamentalmente l'universo è congelato. Molte supernove sono stelle che hanno vissuto pochissimo. Pochi milioni di anni. Sì, che 50 milioni di anni dopo il Big Bang quelle erano già esplose, sì. Però sono una frazione molto minuscola del totale delle stelle nell'universo, anche se è da dire che molti ritengono che nell'universo primordiale in realtà la formazione stellare fosse sbilanciata al contrario verso le stelle molto, molto pesanti, altrimenti non spieghiamo perché abbiamo le galassie che si formano così presto, i buchi neri supermassicci che si formano così presto, eccetera. Quindi si pensa che potrebbe essere la prima generazione di stelle, la primissima proprio, cioè puro idrogeno ed elio, quelle fossero tipicamente molto pesanti, sono esplose subito, ce le siamo subito levati, e non hanno lasciato tracce se non i buchi neri che hanno creato, attorno a cui poi si sono formate tutte le varie protogalassie, insomma. Poi,
Domande, altre cose. Non so se andare dal basso verso l'alto, cioè chi ha Sì, fatto domanda per ultimo, rispondiamo per primo, o se andiamo a ripescare quelle di un'ora fa. facciamo un'ultima raffica che così sono le 11 Allora, e ci abbiamo la chiusura. Giuseppe Livrieri, questo for... Vai. No, nel frattempo io ho messo un altro target che poi magari vi do. Mettiamolo. Vai, no, adesso sono le domande, sennò poi dopo. Ok, le domande, anticipazione, spoiler. Giuseppe Livrieri, questo forte sbilanciamento è dovuto a una maggiore probabilità che il vento stellare alla nascita di una stella spazzi il resto della nube primordiale, impedendo al materiale di aggregarsi tutto nella stella, e dipende da come si frammenta la nube, cioè nel collasso è più probabile che si formino frammenti piccoli che grossi fra che frammenti riescano a sopravvivere rimanendo grandi fino alla formazione della stella stessa. Cioè è un processo esponenziale che fa palle di gas sempre più piccole, o almeno io la initial mass function me la ricordavo così. Sì, è come se tu con un setaccio con la ghiaia è più probabile che scendano prima i pezzi piccoli, E poi. quello è il concetto. È più probabile che condensi una massa di gas di piccola massa piuttosto che 10 masse solari che condensano tutte insieme. Perché alcune galassie si scontrano, chiede Patrizia Faccaro, e si fondono e altre si allontanano nuovamente. Forse si riferisce al fatto che M82 ha fatto solo un passaggio di M81, perché gli scontri, le fusioni non sono istantanee. Le galassie si avvicinano, si deformano, si frenano l'una rispetto all'altra, tornano, queste spirali diventano, le orbite diventano sempre più corte finché a un certo punto non c'è la fusione vera e propria. Le galassie non sono oggetti solidi, sono oggetti che si compenetrano, che si attraversano l'uno con l'altro, perché è gas fondamentalmente, gas e stelle. Il gas collide, le stelle non si sfiorano nemmeno perché gli spazi che separano le stelle sono immensamente più grandi della dimensione delle stelle stesse. Poi Mauro Ferracin fa una domanda che ho visto fare anche da Paolo Diamante e da... Mi sono perso il nome, comunque è una domanda che è abbastanza diffusa. E per fare queste foto, intende appunto le foto di Marco, come si compensa il movimento della rotazione terrestre? Perché se tu stai fermo e la rotazione terrestre ti fa strisciare le stelle, chiede se il telescopio si muove. Sì, il telescopio è appoggiato, non proprio, fissato ad un treppiede motorizzato, si chiama montatura equatoriale, essenzialmente è un treppiede che è motorizzato appunto e si muove seguendo l'andamento della volta celeste, ruota nella stessa direzione, viene In modo posizionato. siderale. Esatto, È viene praticamente posizionato impossibile in modo. fare astrofotografia senza un telescopio motorizzato. Striscia tutto. Sì, diciamo che qualcosina proprio di ridicolo si può fare, ma con risultati, cioè, molto scarsi, essenzialmente si può fare. L'astronomia fotografica è nata che c'erano queste emulsioni su delle lastre grosse così e c'era l'inseguimento manuale. Il lavoro dell'astronomo era di stare lì a un fuoco laterale e con le manopole tenere l'oggetto al centro, No, ma compensando. puoi anche farlo senza l'inseguimento. Per esempio, su alcuni soggetti rarissimi, tipo Orione, che è un faro nella notte, utilizzando un teleobiettivo abbastanza ampio, si riesce a tenere, che so, fotografi Orione al centro, fai degli scatti abbastanza brevi per non vedere il movimento, e poi quegli scatti, magari ne fai una decina, li unisci. Ovviamente al primo scatto avrai Orione qua, all'ultimo scatto ce l'avrai di qua, nell'inquadratura. Ritagli, hai fatto la foto, però siamo veramente, diciamo, al limite sostanzialmente del fattibile. Mentre invece, appunto, in questa situazione qui, proprio la montatura che è su treppiede, ruota, viene puntata in direzione della stella polare, nel nostro caso, perché siamo nell'emisfero nord, quindi l'asse di rotazione della montatura è esattamente parallelo a quello terrestre. Meccanicamente gira a velocità corretta e tiene puntato il soggetto, prendono fermo. Si riescono a fare fotografie di svariati minuti. Ci sono alcune montature molto avanzate che senza nessun ausilio sono in grado di tenere l'oggetto perfettamente puntato senza neanche un movimento per mezz'ora. Ce ne sono alcune meno avanzate che hanno bisogno di un ausilio, si chiama guida, c'è cioè un altro cannocchialino che tiene puntata una stella e corregge i movimenti in base a quello che vede essenzialmente. Però
Marco, facci vedere cosa stiamo osservando, dai, così poi chiudiamo. C'è una domanda di Federcizio, chiede se è quantificabile la forza attrazione tra le galassie, almeno l'ordine di grandezza. Beh, formula di Newton, F uguale G, costante di gravitazione, moltiplicata per le due masse, diviso per la distanza al quadrato. Esercizio a casa, lo lasciamo al lettore. Però sì, è facile quantificarlo. Ah, semplicemente, visto che abbiamo visto una nebulosa di emissione, visto che abbiamo che era Rosetta, abbiamo visto una galassia, adesso vediamo una nebulosa planetaria, sostanzialmente. Un po' per fare il giro, un po' anche perché col cielo che c'è fuori è una delle poche cose che si riescono a vedere oggi, sostanzialmente. Questa è quella che si chiama nebulosa Gufo. No? Gufo. Perché? Gufo. Perché... che è M97 se non ricordo male, anche sì, M97 gufo perché ha questi due, adesso le ingrandisco un attimo, questi due se la prendo più che altro, ecco qua, ha questi due buchi questi due buchi che si la simmetria deve essere, esatto, sembra un gufo sostanzialmente. Anche in questo caso stiamo usando il filtro idrogeno, quindi stiamo vedendo solo la parte idrogeno della nebulosa. Nebulosa planetaria è un falso amico, come in inglese sostanzialmente, sì. Perché non c'entra niente con i pianeti, si chiamano così perché le prime osservazioni che erano state fatte tanti anni fa sembravano dei pianeti sostanzialmente, o perlomeno delle orbite planetarie, mentre invece no, sono semplicemente i gas emessi da una stella, sostanzialmente, che è in esplosione. Stella come il Sole, che muore. Esatto, e muore, non una supernova, perché se no si parla di supernova Riemann, sono un altro tipo di nebulose, ma una stella che morendo ha rilasciato i suoi strati esterni, ha formato questo guscio, sostanzialmente. In questa immagine... anche se appena visibile, qua in basso, c'è una galassietta. Sì, poi il diffil di Hubble ci insegna che basta puntarlo anche in un posto totalmente a caso, completamente buio, sì. E salta fuori 3.000 galassie. E questa è anche, la chiamata galassietta è anche abbastanza grossa, relativamente parlando anche abbastanza grossa, cioè come... Sarà una NGC. Come dimensione apparente, sostanzialmente, nei nostri confronti, è anche abbastanza grossa. Si chiama la galassia tavola da surf, perché abbiamo sempre questi nomi fantastici. Ma è una NGC, immagino, per vedersi così nella tua foto. Sì, adesso dico se vuoi anche che qual è il suo nome. Contesto, due più grandi cataloghi di oggetti. No, di più, sono... M108 anche, oltre che NGC. Giusto il contesto, ci sono due cataloghi fondamentalmente di oggetti del profondo cielo, il catalogo Messier M e il New Generation Catalog, NGC, e sono stati compilati... Non è General? General, cosa ho detto? Generation. Next Generation EU, sì, il New General Catalog, che sono stati compilati a distanza di un secolo, più o meno uno dall'altro, e quindi riflettono anche i miglioramenti degli strumenti. Sì. In pratica gli oggetti più luminosi di tutti tendono ad essere i 110 oggetti del Messier, e poi l'NGC, compilato a partire dalle osservazioni dei fratelli Herschel, di Carolina e William Herschel, compilato poi da un altro astronomo con un cognome, non mi ricordo, contiene 7.000 oggetti, quindi sono più deboli perché ce ne sono di più, però sono comunque oggetti molto visibili perché Herschel era in grado di osservarli con il suo telescopio da 30 centimetri, 35 centimetri. Quindi di solito tutte le immagini di galassie bellissime, di foto coloratissime, di nebulose, eccetera, sono quasi tutti NGC, o la sua controparte nell'emisfero sud, che non era stata mappata da Herschel, che è l'Index Catalog, quindi IC. Poi ne hanno cominciato a fare uno ancora più profondo, che è UGC, poi c'è PDC, ce ne sono tantissimi, finché non ci arriva alle sigle alfanumeriche, perché quando hai cataloghi che contengono 75 milioni di oggetti, chiamarli in ordine numerico non ha più nessun senso, li chiami direttamente con le loro coordinate celesti. C'è le BN, che sono quelle delle nebulose oscure, nebulose, le Brightening, sì, poi Chartless, SH2, che è il catalogo delle nebulose d'emissione, e quasi tutte le Chartless sono il catalogo più bello è l'Abel.
Perché il catalogo Abel invece è un catalogo. Sì, ma questa fantastica proprietà di avere due cataloghi che hanno le stesse denominazioni, per cui sono dei soggetti che si chiamano A, che sono, perché ce n'è uno che definisce solo le galassie, uno che definisce le nebulose, però c'è tipo Abel, Abel 32, che sia una galassia che è una nebulosa, sono due oggetti diversi, che hanno il suo nome però. Sì. Io sono abituato infatti a pensarlo come il catalogo di ammassi galattici, Abel. Esatto. Sì. Il cognome, ovviamente. Quindi vedete che i cataloghi prendono nomi o da sigle, New Generation New General Catalog, o da cognomi, Messier, Abel, e così via. Di chi fa. Tra l'altro, se vedete l'immagine, Tark Name, se vedete l'immagine adesso, è irregolare, sì. Ermigaro, peculiari, galassie peculiari, strane. Peculiare. Perciò, se guardate l'immagine adesso continua a migliorare, se non sono notate, ma si vede sempre più. Sì, facendo stacking. Perché, esatto, perché sto facendo proprio lo stacking, quello che dicevo prima, adesso è un live stacking, quindi è una cosa che viene fatta in tempo reale, vengono tutti gli scatti che sono scatti da 15 secondi adesso, vengono presi, sommati, eliminato man mano il rumore e evidenzia sempre più il soggetto. Infatti la nebulosa adesso diventa sempre più visibile sostanzialmente, no? La galassia è diafana anche perché stiamo appunto fotografando in idrogeno, quindi stiamo veramente tagliando buona parte della luce che arriva da una galassia che in realtà è sotto lo spettro, sostanzialmente non solo sull'idrogeno. Io dico solo che nella categoria della Wikipedia inglese Astronomical Catalogs ci sono 31 sottocategorie, per un totale di 164 pagine, cioè ci sono 164 articoli su Wikipedia inglese, ciascuno che descrive un catalogo astronomico di qualche tipo, e non sono secondo me neanche tutti, perché poi ci sono i vari cataloghi locali, cioè ogni osservatorio aveva il suo modo di chiamare gli oggetti, ci sono cataloghi che magari hanno due o tre oggetti perché includono le scoperte fatte da un certo tizio in un certo modo con un certo telescopio. Ragazzuole, abbiamo passato le 11, ci avviamo alla chiusura. Messaggio 11, abbiamo passato l'ora e mezza anche. Abbiamo raccolto poche domande, abbiamo fatto vedere un sacco di cose divertenti e carine con il telescopio. Dovrò cambiare l'etichetta della live, è una live osservativa questa, più con Q&A. No, dai, tutte domande, dai, tutta la parte... Paolo Diamante chiede se il bicchiere di Filippo è autoriempiente. Sì. No, è bucato, infatti vedete che dall'inizio della live il livello è diminuito parecchio. È il bicchiere di Terence Hill nel film, lo chiamavano Trinità, il mio nome. Sì, infatti. Grazie a Cosmiana per le stelline, che dice stelline per il James Webb che ha raggiunto L2. Poi, non so, qualche domanda, botta e risposta, molto rapida. Ma... chiudiamo, perché sono le 11, Filippo, devo andare, anch'io devo staccare adesso, sennò qua mi sbattono fuori dall'hotel. Ma no, allora, rimaniamo io e Marco. Volevo solo approfittare per ricordare i prossimi appuntamenti. Ricordiamo che venerdì sera alle 21 avremo un grande ospite, Boris Benke, vulcanologo dell'INGV, che di sede a Catania dedica principalmente i propri studi all'Etna, però viste le ultime notizie, noi abbiamo seguito estensivamente l'eruzione sia del vulcano Cumbre Vieja di La Palma, sia dell'Unga Tonga, nell'arcipelago delle Tonga, è il momento migliore per fare un po' di chiarezza, anche perché sono stati sprecati tanti paragoni, tante volte improprie, allarmistici, totalmente inutili. Quindi è il momento migliore per fare una diretta con un vero esperto, che è appunto Boris. Vi ricordo, venerdì alle 21, non mancate, perché sarà assolutamente interessante. Avremo poi... Assolutamente, assolutamente interessante. Non c'è discussione, non c'è opinione. Non relativamente, assolutamente. No. Avremo poi un grande evento che vi annunceremo, forse la prossima settimana, vediamo un po', per fine febbraio, quindi mi raccomando, non vi diciamo, non sappiamo cosa sia, noi ve lo diciamo solo, un grande evento. Non è un libro. Per fine febbraio. Quindi mi raccomando, seguite i nostri aggiornamenti, perché sono sicuro che sarà un qualcosa che piacerà un sacco a tutti voi.
Mi sto disabituando a fare la marchetta, forse perché ormai li ho fatti vedere talmente tante volte e i nostri spettatori li hanno letti talmente tante volte che li sanno recitare a memoria, molto probabilmente. E poi non sono neanche belli. Un universo su misura. I nostri qua. Due libri belli. Ce li hai, Marco? Sì, però c'ho la stanza di là. Io c'ho questo, non c'ho altro. Fatto, a me, quindi... Fanno bene anche i pelosi. No, ti passo il mio. Grazie, passa. Ecco, mi ha passato un kiwi, scusami. Com'è possibile? Aspetta, provo con questo. Vediamo. È un altro kiwi. Oh. Ok, vabbè, niente. No, basta, no. Stiamo giocando. Popolo delle Stelle, grazie per averci seguito, grazie a Marco Prelini. Hai fatto due kiwi, hai passato due libri. Quella siamo moltiplicati, Slade of Hand. Prova a passarmi il kiwi. No. Vediamo. Basta. Oh. È tornato un libro. Era al contrario pure. Vabbè. Grazie Marco, siamo passati alla Got Talent, tra l'altro adesso da... 263 spettatori li state facendo scappare a gambe levate, quindi finiamola qui. Grazie ancora per il tuo tempo, per i tuoi scopi e le tue esperienze, la tua esperienza Marco, le tue immagini. E noi tre appunto ci ritroverete venerdì con il buon Boris che sembra di menzionare la serie televisiva Boris, no è il dottor Benke, e parleremo di un sacco di cose interessanti e ci aggiorniamo a meno che non ci siano altri lanci interessanti. Ci chiedono spesso perché non seguiamo più i lanci Starlink, non seguiamo più i lanci eccetera, perché lavoriamo, Filippo e Matteo hanno degli orari di lavoro da rispettare e io non sono più disoccupato, lavoro anche io e quindi è abbastanza complicato, se lancio la sera magari riusciamo a incastrarlo, però è un'epoca che è un po' finita quella delle live dei lanci, credo. No, ma non è detto l'ultima parola, tranquilli, le cose più interessanti continueremo a seguirle, come abbiamo fatto ovviamente il giorno di Natale per James Webb. Detto questo, Popolo delle Stelle, Marco, Filippo, Matteo, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. La mandi tu la sigla, Marco? Mandala tu. No, non ci devo mandare tu, non ce l'ho. Devi dire sigla. Pensavo clicca.